Amici, buon pomeriggio. Siamo nella piazza antistante alla parrocchia di Campomaggiore, nel comune di Santi Cosma e Damiano, nel Lazio, dove si sta celebrando la Santa Messa in onore della Madonna patrona della borgata, Sant'Anna. Il parroco Padre Gioli, animato di forte carisma di comunicazione verso i fedeli, ha pensato bene poi di portare la statua della Madonna a visitare le borgate della parrocchia. Ma intanto vediamo le immagini girate prima appunto della celebrazione della messa. Abbiamo accettato bene. La festa è bella farla in parrocchia, così non sembra festa, però vedendo la Madonna che ce la portano in tutte le contrade noi siamo contenti. Questa è una cosa di bello, sì. I sacerdoti hanno fatto una cosa di bello quest'anno. Qui siamo in una delle borgate dove la Madonna, dopo aver fatto visita alle altre borgate, ed è giunta qui a quest'altro borgo della parrocchia, Parchetto Pielone, dove ci sono dei fedeli in attesa, e dire così una preghiera assieme al parroco alla Madonna. Ok, grazie Enzo, anche a tutti. È stata una bellissima esperienza anche per noi per fare questo giro con la nonna amatissima di Gesù. E come ho detto prima della riflessione, perché Gesù ha cresciuto in sapienza e intelligenza con la presenza dei genitori, anche dei nonni. Quando si pensa di una nonna, è diverso di mamma, perché con la mia esperienza personale, se non la nego la mia mamma, no, scusami, ma la presenza di nonna, tu senti più la libertà, un'affezione diversa, perché i nonni non stanno con i comandi, non sono con i bastoni tra di voi, dietro di voi, perché tu senti come sei da stesso, perché la libertà. Una bella cosa è la loro esperienza, perché i genitori hanno tantissime cose, oggi la sicurezza della famiglia stanno in corso, ma invece i nonni, voi avete il tempo, quello che è più prezioso, dovete donare questo tempo ai vostri nipoti, perché è trasmettere la fede, la tradizione di valore umano, e questo è il vostro impegno oggi, Sant'Anna, anche San Gioacchino, sicuramente vi aiuta di donare tutto quello che avete ricevuto come in dono la futura generazione, perché l'Europa, l'Italia è fondata con la fede, è bellissima tradizione, e la fede è espresso dalla tradizione, venerazione dei santi, bellissima cosa, e senza paura, cari genitori, trasmette questa fede, dai. Questo è un messaggio che volevo dare il giorno della festa dei nonni. Voi tutti nonni, buona festa. Grazie.
E qui siamo in un altro borgo della parrocchia di Campomaggiore, Borgo San Luca, dove alle mie spalle c'è l'Istituto delle Suore Trinitarie. E noi abbiamo chiesto poi ad una delle suore un pensiero su questo evento, cioè sulla visita della statua della Madonna, appunto Sant'Anna. Allora, in questo giorno che per noi e per tutta la zona è proprio molto importante, perché adesso la statua di Sant'Anna viene portata in giro del paese, ma penso per la prima volta, e proprio a causa anche della pandemia. Per questo vogliamo ringraziare il Signore prima di tutto, perché ci ha dato ancora l'opportunità di festeggiare questa santa così molto sentita in questo paese, e chiediamo la sua intercessione per tutti noi, anche per tutto il mondo intero, per poter affrontare questo momento così difficile. E viva Sant'Anna! A te le madri spose si affidano ansiose, sentendo gloriose, prega per noi nel cielo. Sant'Anna gloriosa, prega per noi nel cielo. Invece no, le due cose vanno insieme, le cose antiche e le cose nuove. Gioacchina e Anna sono l'esempio di tutti noi, sono l'esempio dei genitori, sono l'esempio di quelle famiglie che aiutano a crescere i propri figli alla luce del Vangelo, questo tesoro prezioso, questa perla preziosa. E allora noi siamo qui questa sera per quale motivo? Solo per ricordare Sant'Anna? È troppo semplice, fratelli e sorelle. Tornando a casa, dopo questa celebrazione, guardando questa immagine a noi molto cara e cara a tutto il territorio e a tutti i nostri antenati, tornando a casa dobbiamo dire: Signore, per l'intercessione di San Gioacchino e Anna, aiutami a riscoprirti ogni giorno sempre di più come bella preziosa. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Gioacchino e Anna, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato nei Santi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che nei Santi Gioacchino e Anna ci hanno offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Qui siamo di nuovo a Campomaggiore, nella piazza centrale della contrada, della parrocchia, ecco, dove una moltitudine di persone sta seguendo la celebrazione della Santa Messa officiata dal parroco Don Cristoforo Adriano della comunità di Penitro nel comune di Formia. Noi dal canto nostro vi salutiamo e ci rivediamo ad un altro servizio sempre con il Terreno Arte. Grazie, arrivederci.